Che cos'è il caffè culturale? Allora, il caffè culturale è un momento, un evento in cui abbiamo raccolto per diversi anni, attraverso un grandissimo amico che ora non c'è più, un insegnante di lettere, un umanista che ha insegnato nelle scuole superiori qui della nostra provincia, e si chiama Lamberto Motta. Lui non era, era un umanista, io l'ho fatto la parte scientifica, io sono laureato in scienze politiche ed economiche, ho fatto altre cose nella vita e sono caduto a fare il barista, diciamo questa cosa. Il caffè culturale è un evento molto borderline, particolare, dove si fa in un pub serale di solito, molte volte non all'aperto, come nella nostra situazione che è straordinaria, cioè quella della ristrutturazione della parte interna. E il caffè culturale è stato creato diversi anni fa da me e Lamberto, quando ci siamo incontrati per presentare il suo libro La foresta nell'anima, e anche per chiedere a tutti gli scienziati e gli umanisti che volevano trovarsi attorno a un tavolo, esattamente come nel Settecento parigino, ad apportare la propria cultura e informazione sulle cose che facevano o le ricerche che riuscivano a realizzare per un determinato periodo. Sia scientifici, cioè sia ricercatori di scienza, sia umanisti, cioè etici, moralisti, filosofi, letterati, si trovavano per parlare di un argomento specifico. E noi abbiamo riprodotto questa cosa. Lui era un insegnante di lettere, conosceva molto bene la storia, e tre o quattro di noi sono rimasti abbastanza fedeli a questo passaggio, a questa organizzazione, e abbiamo con noi uno storico, abbiamo con noi un architetto che ha fatto il falegname nella vita ed è riuscito anche a darci dato supporto, Armando, Simone e altre persone che si sono avvicinate a questa metodologia di riproduzione della cultura. Abbiamo parlato in 109 eventi, questo è il 110° evento che facciamo, abbiamo parlato di tutto, di scienza e di umanismo, dalla neuropsichiatria alla ricerca dello spazio-tempo di Einstein, al bosone di Higgs, abbiamo parlato dello scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, da come nasce, abbiamo anche tentato di fare una rivoluzione. Abbiamo fatto anche i diritti delle donne 1 e delle donne 2. Ne abbiamo fatte di cotte di cuore. In un unico filo rosso siamo riusciti, sia umanisti che scientisti, chiamiamoli scientisti anche se non è una parola corretta, a parlare di un argomento. Vi invito poi magari qualche volta a proporre qualcuno anche voi, se avete un'antitesi di qualcuno che ne può dibattere, o tavola rotonda o dibattito conferenziale, cioè una conferenza dove sta qualcuno al di là del tavolo e gli altri ascoltano e alla termine si pongono le domande e si colloquia sull'argomento. Stasera per la terza volta ospitiamo, e grazie a loro, il CROP, che è il centro di ricerca sulle osservazioni sul paranormale di Seregno, è venuto qui per poter realizzare il loro terzo evento. Il primo l'abbiamo fatto nella ricerca del paranormale, quindi dal titolo molto suggestivo, è stato anche molto seguito soprattutto sui social per i video, vi invito anche ad andarlo a vedere, che si chiama Il fantasma del dottor Creator. Il CROP fa la ricerca sul paranormale con della strumentazione che ha creato direttamente, poi magari ve lo spiegheranno loro. E un altro è stato fatto specificatamente sulla forma di vita fuori dalla Terra, quindi gli alieni o gli UFO, quindi quello che si può identificare. E lì è stato un boom, tanto per dirvi, c'erano quasi 70 persone, è stato molto, molto avvincente. C'era anche un pilota dell'aviazione che ne ha parlato, eccetera, eccetera. Vi invito ad andare a vedere il loro video e il loro sito. Io, prima di presentarvi di nuovo, per la terza volta, chi è nuovo magari non l'ha ancora visto, il CROP, vi chiedo, se avete bisogno logisticamente c'è Michele e Alice che possono aiutarvi nel servizio. Se avete bisogno di qualcosa basta che fate un cenno. Avremo un ospite particolare che sarà in videoconferenza e ve lo spiegano direttamente il CROP. Qui c'è Dario, c'è Lucia e soprattutto il presidente Giorgio Pastore. Un applauso a loro. Grazie Martino, grazie. Benvenuti, malgrado il freddo, malgrado
Pericolo di pioggia, ma oggi non dovrebbe piovere, quindi siamo tranquilli. Eravamo fino a ieri con il timore, pioverà, non pioverà. Io sono Giorgio Pastore, come ha detto Martino, sono il fondatore e presidente del Centro di Ricerche Operativo sul Paranormale. Quello è il nostro logo. Poi, se siete curiosi, andate nel sito web e lì c'è scritto cosa significa quel logo. Noi ci occupiamo, come ha detto Martino, anche di ufologia. Infatti la scorsa volta eravamo qui per parlare di UFO. Oggi siamo qui per parlare di un argomento un po' particolare, perché parliamo di teorie e complotti e in particolare di scie chimiche. E infatti poi avremo come ospite, se tutto va bene, perché è la prima volta che facciamo un collegamento online così col pubblico, ci sarà Rosario Marcenò, che è da decenni che si occupa di questo argomento. Quindi io vi introduco un attimino quello di cui parleremo, vi faccio una panoramica anche generale, treni permettendo, di questi argomenti. Allora, come potete vedere alle mie spalle, sulla parete, c'è una lista di argomenti che tendenzialmente, di norma, vengono considerati teorie, diciamo, un po' sensibili, da complottisti, da complottari. Ecco, come potete vedere, ce ne sono diversi. Ne ho scelti alcuni, non sono gli unici, ce ne sono altri. Alcuni magari un po' più fantasiosi, e altri magari invece un po' più plausibili. Infatti cercheremo anche adesso, passandoli tutti in rassegna, di capire un attimino di cosa stiamo parlando. Perché spesso l'errore che si fa è di dire tu sei un complottista. Perché? Perché se credi, non so, nel mostro di Loch Ness, di certo credi anche nelle scie chimiche. O se, fanno sempre questa associazione, ma è sbagliata. Perché uno può benissimo non credere nella terra piatta e magari credere nelle società segrete, anche perché le società segrete esistono, quindi sono una realtà. Molto spesso però io faccio l'insegnante, io insegno storia a scuola e quindi mi confronto ogni giorno con i ragazzi, ragazzi di 14-18 anni. E spesso mi capita di affrontare certi argomenti storici, come per esempio la massoneria. La massoneria è un argomento di quarta, si fa perché si c'entra con le rivoluzioni, no, della storia, quindi la guerra di indipendenza americana, la rivoluzione francese. E i ragazzi stupiti dicono: ma però non esiste la massoneria. E io rimango un po' stupito, perché in realtà esiste come la massoneria. Oppure capita in terza superiore: oggi parleremo delle streghe. Ma come, prof? Harry Potter? No. Le streghe sono ben altra cosa. Parliamo di quelle donne che nel Medioevo curavano, erano guaritrici con le erbe. Quindi c'è sempre da chiarire. Io, vabbè, sono ragazzi, quindi cerco anzi di insegnare loro certe cose, però mi accorgo a volte che invece parlando con persone anche più adulte rimangono questi dubbi, questi problemi. Quindi mi fa piacere che siate qua perché è giusto anche affrontare certi argomenti proprio per non cadere nella confusione, per non fare confusione proprio. Per esempio, la terra piatta. Io non so se in mezzo a noi ci sono dei terrapiattisti. Martino, tempo fa fece anche un incontro sulla terra piatta. Io non c'ero ancora, non lo conoscevo, non so come andò, però mi sembra di aver capito che un po' si azzuffarono. Perché sono argomenti, dopo tutto, uno può crederci, può non crederci. Che poi il problema anche di questi argomenti è che è un po' come la politica, è un po' come la religione, è un po' come lo sport. Il dialogo ci dovrebbe essere e dovrebbe sempre essere civile. Quindi se io non credo nella terra piatta, aspettiamo che passi il treno. Se io non credo nella terra piatta, non posso pretendere che altri la pensino come me. Magari c'è gente che ci crede e porta anche delle motivazioni. Ma capito qual è il punto, no? Spesso quello che succede è che ci si litigano per certi argomenti, come anche i vaccini, come anche. Cioè, prima avete visto la lista, no? Ci sono tantissimi argomenti di cui si potrebbe parlare. Quindi
Quindi, quello è un po' il discorso, no? Bisognerebbe sempre discutere, ma pacificamente. Ora, della terra piatta, per esempio, si parlava già nel passato, al tempo dei greci, però anche allora c'era gente che pensava che la terra fosse tonda, perché da che mondo è mondo la gente ha sempre avuto un suo modo di pensare, una sua testa, un suo pensiero, un pensiero proprio. Solo che c'era ignoranza, quello sì. Finché non si è dimostrato scientificamente, quindi Toscanelli oppure Cristoforo Colombo, tutti i navigatori che nel 1500, no, nel XV secolo, comunque viaggiarono nel XVI secolo e mapparono comunque sia le coste delle nazioni, compresa anche l'America, fino a quel momento là si supponeva che la Terra fosse o piatta o sferica. Quindi era soltanto ignoranza. L'ignoranza è secondo me, è uno dei mali peggiori del mondo, perché per ignoranza la gente ha anche ucciso. Tante guerre sono state fatte in nome dell'ignoranza, purtroppo. Vedete, questa per esempio è una illustrazione, una incisione di ottocentesca. Poi c'è sempre, ecco, una cosa importante, non fidatevi dei social, specialmente in questa era. Siamo in un'era, purtroppo, in cui ora con la I ancora peggio, ma è possibile falsificare video, sapete benissimo, sia per quanto riguarda video su UFO, sia per quanto riguarda altri tipi di video. Quindi quello che io dico sempre anche ai miei alunni è abbiate uno spirito critico, non dovete credere ciecamente a quello che vi dicono anche per esempio i libri o certi siti web, certi canali social, certi utenti sui social che magari per fare click facili, per fare like, sparano delle cavolate incommensurabili. Poi io non vi dirò se credete o meno nella terra piatta. Tutti questi argomenti, poi farete voi un esame di coscienza personale, se no finiamo per picchiarci tutti. Quindi c'è come nei film, no? Una rissa da Far West, no? Meglio di no. Ecco, tra Peraltro. l'altro le cose curiose, però possiamo parlarne tranquillamente, questo è il logo delle Nazioni Unite, dell'ONU. E come potete vedere è una visuale dall'alto di questa terra che sembra sì tonda ma anche piatta. Quindi molti terrapiattisti si aggrappano a questa immagine per dimostrare secondo loro che hanno ragione. Secondo me, io lo dico, lo posso dire, secondo me è sferica la terra, non è piatta. Però ora non picchiatemi, c'è qualche terrapiattista, abbia pietà. L'uomo sulla Luna. Di recente abbiamo anche intervistato Massimo Mazzucco. Mazzucco è uno, magari lo conoscerete, è un signore che si occupa anche di appunto teorie del complotto, anche lui era molto attivo durante anche la pandemia. E io devo ammettere che, diciamo, sono più propenso a credere che l'uomo sia andato sulla Luna, però in effetti cioè, ciò che lui porta, ciò che lui mi ha detto quando l'ho intervistato, mi hanno lasciato un po' interdetto, un po' perplesso. Quindi sono, no, secondo me, sono lì a 50-50. No, no, bene. 50-50, 50-50, Allora, 50 io sono una persona che, diciamo, dubita. Ecco. Secondo me, su certi argomenti, su molti argomenti, non si può dire ci credo o non ci credo. Anche perché per avere una certezza assoluta dovremmo andare davvero sulla Luna e vedere se effettivamente c'è lì la bandiera o quello specchio che dicono di aver lasciato, come anche la ISS, la stazione spaziale, chissà cosa c'è, cosa ci fanno veramente lassù. Ho visto dei video che effettivamente sono molto curiosi di questi astronauti che sembrano essere tirati con delle corde, magari hanno dietro un green screen. Quindi sono tutte cose interessanti che andrebbero approfondite, ma allora mi chiedo perché fingere? Perché dirci falsità? Beh, per quanto riguarda l'allunaggio, cioè, era ovvio, a quei tempi lì c'era la corsa allo spazio con i sovietici, quindi era anche normale fingere per tentare di arrivare primi, no, rispetto ai sovietici. C'era una motivazione forte, era l'opinione pubblica, ormai non potevano perderci la faccia gli americani, quindi in un modo o nell'altro dovevano andarci, no? Per finta o veramente, ma dovevano andarci. Quindi, però, diciamo, rispetto sempre anche in questo caso qua, chiunque pensi una cosa o l'altra, ognuno è sicuramente libero di pensare. Però sono argomenti che secondo me sono curiosi. Se non avete visto l'intervista a Massimo Mazzucco, vi invito ad andare a vederla nel canale YouTube del Crop, che sarebbe Crop Online. Se voi cercate sui social, su tutti i social, anche TikTok per dire, Crop Online, trovate i rispettivi canali della nostra associazione, che
lo ribadisco, è un'associazione culturale, quindi no profit, quindi tutto ciò che noi facciamo lo facciamo tendenzialmente o con gli associati o per conto nostro, comunque sia in... Ok, andiamo avanti. Vabbè, le Torri Gemelle, l'11 settembre, anche qui ci sarebbe tanto da dire. Questo argomento io l'ho inserito all'interno del macro argomento false flag, la bandiera falsa, perché spesso è capitato in effetti che certe nazioni in qualche modo simulassero degli attentati dando la colpa ad altri per avere poi il pretesto effettivamente di andare magari lì a prendersi il petrolio. Ci sono varie ragioni per cui attribuire la colpa ad altri. E in questo caso c'è chi dice che anche le Torri Gemelle siano state fatte cadere apposta dagli americani. Uno potrebbe dire: ma no, ma è impossibile, gli americani che fanno cadere le loro stesse torri. Guardate che parliamo sì di migliaia di persone, ma in una guerra ne muoiono molte di più. E quando si tratta di soldi, purtroppo c'è tanta gente disposta a tutto pur di arrivare lì e prendersi quello che vuole. Gli americani non sono dei santi. Dico americani perché, per carità, non parlo del popolo, parlo dei governanti americani. Ho anche dei parenti in America, sono tranquillissimi, anzi, anche loro stessi vanno spesso in disaccordo con i loro stessi governanti. Però capite voi che purtroppo il dio denaro, molto spesso, è stata la causa di guerre e anche omicidi di massa di questo tipo qua, purtroppo. Il signoraggio è un altro problema dei nostri giorni. C'è chi dice: ma no, non è vero niente, non è un problema, è la normalità. Beh, intanto ci sono dei privati, dei banchieri di fatto, le banche sono in mano ai privati, che si arricchiscono proprio prestando, noleggiando banconote alle varie nazioni e le noleggiano a un prezzo più alto di quello che loro impiegano per produrre queste banconote. Per esempio, per produrre una banconota da 100 euro, loro ci spendono 30 centesimi, ok? È un pezzo di carta fondamentalmente, ha un valore nominale, non intrinseco. Loro, una volta, le monete d'oro avevano sì un valore, no? Ma i pezzi di carta hanno un valore effettivo di 30 centesimi. Però cosa fanno? Danno queste banconote alle varie nazioni a un prezzo non 100 euro. La banconota da 100 euro la danno a 100. 3 euro e qualcosa perché c'è un tasso di sconto e quindi loro incassano praticamente su queste monete degli euro in più. È tutto un magna magna anche lì, insomma. Una volta, quando c'era la lira, quando ogni nazione aveva la propria banconota, non era così. Però purtroppo è tutto anche lì, no? Perché siamo arrivati all'euro? Il boom del mercato delle armi. Titolo principale: riduzione della popolazione. Ora, anche qua potrà sembrare fantascienza, ma vi assicuro che c'è gente, filosofi, politici, che sostengono, credono fermamente che la popolazione debba essere smaltita, che siamo in troppi. Ma voi direte: vabbè, siamo 8 miliardi, vabbè, magari vogliono togliere 1 miliardo di persone. No, no, per loro il numero ideale di persone che dovrebbero vivere sulla Terra è 500 milioni. C'è una strage praticamente. E secondo me in parte ci stanno provando. Secondo me anche il discorso scie chimiche rientra in questo loro piano. Perché poi alla fine si va lì a parare. Vedete? Qua ho messo un po' una panoramica. Anche le caramelle gommose, dopo tutto, anche se sono buone, però comunque sia, sono cibo spazzatura fondamentalmente. L'alcol, il Covid. Non lo so, però ho capito, c'è chi pensa di sì, l'ho messo lo stesso, anche qui lo smog, le scie chimiche, il fumo. Tra l'altro, chi ha il monopolio della vendita delle sigarette? Lo Stato. E qua ho detto tutto. Ecco, qua per esempio, potete leggere anche voi stessi, si legge, sì, sono delle frasi dette proprio durante delle conferenze internazionali, comunque sia, dai personaggi che vedete lì. Vedete Rothschild in basso a sinistra, che è uno dei più grandi, più ricchi del mondo, uno dei più potenti. Poi abbiamo i Rockefeller, là in alto. Abbiamo Kissinger, lì in basso a destra. Sono tutti personaggi che soltanto a nominarli uno dovrebbe tremare, perché sono loro i veri padroni, o comunque lo sono stati, ora ci sono i loro discendenti, i veri padroni della Terra. Quelli che davvero tirano i fili dietro
a noi che siamo dei burattini, ok? La popolazione mondiale ha bisogno di essere diminuita del 50%, diceva Kissinger. Per stabilizzare la popolazione dobbiamo eliminare 350.000 persone al giorno, diceva Jacques Cousteau. Eccetera, eccetera, no? Tutte queste slide comunque poi se vi interessano magari in un modo o nell'altro le caricherò anche nel sito. E poi quello che rimane è questo. Povertà, desolazione, bambini senza famiglie. Le guerre fanno schifo. E in un modo o nell'altro sono dappertutto le guerre. Purtroppo le guerre ci sono sempre state, dal tempo dei Babilonesi, dal tempo degli Egizi, non sono mai finite. Cioè, ancora oggi, paradossalmente, anche se siamo evoluti, siamo comunque progrediti nel tempo, ma le guerre si combattono ancora. E questa cosa uno viene da chiedersi: ma perché? Perché? Beh, pensate soltanto appunto al business delle armi, al business. Perché la guerra, anche durante la prima e la seconda guerra mondiale, molte aziende, molte fabbriche hanno fatto proprio i soldi grazie alle guerre. E questa cosa è tremenda se ci pensate. Chi decide tutto questo? Chi è il vero padrone del mondo? New World Order, nuovo ordine mondiale. C'è quel gruppo di persone che ha in mente questo nuovo ordine mondiale, si dice, poi anche qui. Però secondo me lentamente, dopo tutto, ci stanno arrivando. Io è da 20 anni che mi interesso di questi argomenti. Già 20 anni fa si parlava di vaccini per smaltire un po' la popolazione, armi, guerre, signoraggio. Già 20 anni fa, io mi ricordo, è lì che perché l'associazione Crop esiste dal 2005 e già nel 2005 già si parlava di questi argomenti. Però ancora di più noi che ci occupavamo di questi argomenti venivamo indicati come complottari, no? Capito? Invece adesso molte cose iniziano a venire alla luce e lo vedremo tra poco, come vengono alla luce, così come niente, no? Come se fossero sempre esistite. Anche la massoneria stessa comunque sia in parte un mistero, perché le cose che fanno all'interno delle logge di fatto non si conoscono. Per passare da grado a grado i massoni, fino al 33° grado, superano delle prove, vengono iniziati a una conoscenza segreta. Ora, io non sono un massone e quindi non posso dirvi cosa dicono, cosa fanno in queste logge, però ho amici che lo sono stati, che lo sono e non mi ha detto niente, già ve lo dico. Purtroppo è tutto segretissimo, se loro parlassero finirebbero nei guai. Però so per certo che comunque sia hanno dei segreti, questo già è già tanto. La massoneria è sempre esistita, forse anche al tempo degli Egizi c'era già una sorta di massoneria, ma quella vera e propria, quella speculativa, nasce nel 1717, rinasce, direi, con alcuni personaggi. Perché? Perché serviva per organizzare queste grandi rivoluzioni del passato, il Risorgimento, la Carboneria, Garibaldi, vedete qua, George Washington, Napoleone, molte persone, sia di destra sia di sinistra. E anche questo è curioso, sono stati massoni. Vedete Marx, lì in alto a destra, per esempio, no? Che fondò il comunismo. Ecco, perché questo? Perché sia di destra che di sinistra. Vabbè che ogni testa è diversa, però c'è l'opinione pubblica, all'interno di chi diciamo, si occupa di questi argomenti, c'è il terrificante presentimento che in realtà anche la sinistra, la destra e i vari partiti politici siano stati creati ad hoc per dividere le persone. Quindi è tutto studiato, magari poi la sera si incontrano, fanno i cenoni e poi la facciata che loro hanno davanti alla gente è un'altra, capite, no? Ci dividono perché un popolo diviso è meglio controllabile. Divide e impera, no? Dicevano i romani. Questi sono alcuni simboli della massoneria, la squadra e il compasso. La squadra perché serve a fare il cerchio e il cerchio è spiritualmente una forma geometrica perfetta. La squadra perché serve a fare il quadrato e il quadrato è imperfetto, no? Quindi c'è l'unione tra lo spirituale e il materiale. È tutta una simbologia interessante che andrebbe sicuramente approfondita. Buonasera. È una simbologia interessante che andrebbe sicuramente approfondita. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto, qualcuno lo farà. Ma la cosa peggiore è che quando si tratta di massoneria, di logge tranquille, dove ci si incontra per parlare di cultura e scienza, va anche bene. Ma quando si passa a satanismo o comunque sia delle cose molto più terrificanti, allora lì uno storce per forza il naso. Queste immagini qua, che vedete riguardano alcune persone che fanno le corna, per esempio,
non è un caso, eh. Io ne ho messo tre, ma ce ne sono decine di immagini così. Molti politici in tutto il mondo sembrano amare il simbolo delle corna, ma chissà perché. E poi abbiamo il Bilderberg Group, gente che si incontra a porte chiuse per parlare della nostra economia, del nostro futuro, e non possono entrare giornalisti, tutto a porte chiuse, altro che democrazia. Il Bohemian Club è la cosa più terrificante, quel gufo enorme che vedete lì in alto a destra, con del fuoco sotto, quel gufo alto 10-15 metri, è il Moloch, è una divinità assiro-babilonese di 5.000 anni fa, a cui sacrificavano bambini. Ora, è risaputo che a questi party in California, ogni anno a luglio, partecipano persone importanti, tra politici, ma anche attori, cantanti famosi. Vanno tutti lì per adorare il dio Moloch. E noi siamo qui, all'insaputa di tutto, di tutti, e facciamo la nostra vita tranquilla, paghiamo le tasse. Schermata risalente al 2011, già come dicevo prima, no? Io già nel passato trattavo questi argomenti, è interessante notare alcuni particolari, perché già nel 2011 si parlava, vedete, il terzo punto, la terza riga gialla, una piccola pandemia permetterà di instaurare un governo mondiale, sempre Jacques Cousteau. Però, vabbè, non è successo ancora, però ci sono andati vicini, secondo me. Magari in futuro ci riproveranno, chissà. C'è chi pensa che al governo non ci siano esseri umani, ma extraterrestri. Quello in basso a destra non è un extraterrestre, è David Icke. È uno scrittore, lui ho letto diversi libri suoi molto interessanti, però anche lì bisogna capire cosa c'è di vero. Ecco, io non credevo ai rettiloidi finché una mia amica mi ha detto: guarda, io ero in questo aeroporto, stavo tornando a casa e ti giuro, mi sono trovata davanti una persona, io l'ho guardata, era un po' strana, però quando l'ho vista ho visto che ha chiuso le palpebre, non come le chiudiamo noi, così, ma così. E io da allora non dormo più la notte. Lei stessa, molto scettica in assoluto, dopo che ha visto questa persona qua con queste palpebre che si chiudevano così come appunto i rettili, allora a quel punto c'è rimasta anche lei. Ha detto: che faccio? Devo credere ai rettiloidi? Ma chissà, come nel film Visitors, beh, si sa che a volte i film però in qualche modo raccontano la realtà, no? Sotto mentite spoglie. Quella che vedete in basso, no, in alto lì a sinistra. Quello è Morrop, è una divinità inca, quindi fa forma di rettile. E quello subito dopo invece è una statuetta della civiltà Ubaid, che risale a circa 6.000 anni fa, e a quanto pare anche loro adoravano divinità a forma di rettile. Chissà che non ci sia un nesso? Andiamo avanti. Roswell, anche l'UFO Crash di Roswell. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Anche qui si parla di 1947, di questo disco volante precipitato a Roswell. I pezzi di questo presunto veicolo vennero portati nell'area 51. Chissà se è vero, ma la cosa più curiosa è che poi, cioè poi, in realtà prima, nel 1933, già qui in Italia, dalle parti di Magenta, era successa una cosa simile durante l'epoca del fascismo, da quello che si sa, da alcuni documenti che sono spuntati fuori dal nulla negli anni 90, e a quanto pare nel 1933, il 13 giugno, precipitò o atterrò questo veicolo dalle parti di Magenta, e in quel caso lì i pezzi di questo veicolo vennero portati nell'hangar della SIAE Marchetti sul Lago Maggiore. Quindi anche questo è un argomento un po' discusso, perché c'è chi ci crede e c'è invece chi non ci crede. Liberissimi di crederci o di non crederci. Però diciamo che l'argomento sicuramente UFO è interessante. Ecco, quello che vi posso dire è che sicuramente esistono gli extraterrestri, ma perché dico sì? In questo caso qua lo posso dire al 100%. L'universo è infinito, esistono miliardi e miliardi di stelle, di pianeti, di galassie. Se esiste qua la vita, perché non dovrebbe esistere anche altrove? Il problema è capire se questi esseri intelligenti, anche magari, siano o meno giunti sulla Terra. Ecco, secondo me potrebbe anche essere, però perché ho avuto anche io le mie esperienze. Io ho visto degli UFO e chi è venuto la scorsa volta alla conferenza su UFO ha visto anche, ho proiettato anche un video. Comunque sia, se approfondite, se approfondirete, approfondite.
approfonditerete nel sito, comunque sia, vedrete anche lì dei video. Ecco, un altro argomento interessante è il Blue Beam Project. Il Blue Beam, scritto così come sulla copertina di quel libro, e anche questa è una qualcosa di interessante, perché a quanto pare tramite un sistema di satelliti o di antenne sulla Terra, quello è ARP, quello che c'è in mezzo, che tra l'altro c'entra anche con le scie chimiche, loro, questi diciamo alieni al governo o governanti o politici o satanisti, vado a sapere, sarebbero in grado di visualizzare, di creare degli ologrammi in cielo. Questo servirà, da quello che si sa, per anche lì indurre la popolazione poi a richiedere la protezione dei vari governi e quindi creare un nuovo ordine mondiale. Quindi tutto è finalizzato poi a quello. Anche qui, sempre fantascienza, ma potrebbe anche non esserlo. Chissà. E arriviamo al tema clou della serata, le scie chimiche. Le scie chimiche si dividono in contrase e chemtrace. Le contrase sono le normali scie di condensa, che se c'è una temperatura inferiore ai 40 gradi, se c'è una umidità intorno al 70% e siamo all'incirca a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metri di altezza, allora è possibile che il vapore caldo che esce dai motori possa, diciamo, formare queste particelle, possa vaporizzare, e quindi quello che noi vediamo in cielo è la scia di condensa, che però dopo un tot di tempo scompare, perché la temperatura di queste particelle diventa la temperatura dell'esterno, in pratica. Quindi per un tot la vediamo e poi scompare. Quando invece persiste, o anche si allarga, mettiamo il caso, allora lì parliamo di un'altra cosa, parliamo di scie chimiche. Scie chimiche perché, in realtà, queste scie chimiche, qua vedete proprio un aereo che irrora, no? Queste scie chimiche, in realtà, come dicevo prima, era un argomento di cui non si poteva parlare. Io mi ricordo 20 anni fa mi dicevano: ma no, ma va, sono cavolate, sei pazzo, no? Poi ho parlato con un po' di piloti e questi piloti mi hanno detto: no, noi abbiamo anche dei tutorial, diciamo così, no? Quando voliamo su questi aerei, che ci servono proprio a non intralciare questi aerei che irrorano scie chimiche. E non un pilota me l'ha detto, più di un pilota. Esistono, le scie chimiche esistono. E ora, come ora, da qualche anno a questa parte, tentano di farle passare come una cosa normalissima. Se voi andate a cercare cloud seeding, per esempio, trovate, ormai c'è Wikipedia che ne parla, tutti tranquilli, no? Giornalisti, giornali. E dal 1903, a quanto pare, già dal 1903, loro operano questo cloud seeding, questa semina delle nuvole, per produrre pioggia oppure non fare piovere. E uno allora pensa: ma scusa, ma allora perché non lo fanno nel deserto, dove serve acqua, dove c'è siccità? Boh, non lo so. Ad ogni modo fanno così, spruzzano questo ioduro d'argento o, nel peggiore dei casi, anche alluminio, bario, titanio, cadmio e altre sostanze chimiche, proprio con lo scopo, in certi casi, di far piovere o di non far piovere. In altri casi lo scopo è un po' incerto, perché queste sostanze chimiche, in effetti, poi noi le respiriamo e quindi ci fanno ammalare. E torniamo al punto di partenza. Vedete, questo è un grafico, vi mostra proprio come fanno a seminare queste sostanze, sia dagli aerei, quindi proprio seminando le nuvole con questo ioduro d'argento o comunque altre sostanze, o sia da terra con dei cannoni. Io sono stato a Dogliani, che è in Piemonte, e gli anziani del posto mi hanno detto che loro si ricordano che anni fa c'erano proprio dei cannoni che sparavano questo ioduro d'argento in alto nel cielo per far piovere. La semina delle nuvole. Tra l'altro, vedete, questo è un sistema da terra, per esempio, che serve proprio a sparare in aria queste sostanze. E poi... Sì. E poi arriviamo al sodo. Ecco, anche ghiaccio, anche neve, grandine, e quindi molto spesso si pensa, per esempio, ora io non voglio fare il complottista, anche se sono qui a parlare di complotti, però, per esempio, quando c'è stata quell'alluvione forte 2 anni fa nelle Marche, e non so se vi siete informati, c'era questo aereo della NATO
che era partito da su, dalla Germania, era arrivato nelle Marche, aveva fatto una ventina di giri sulle Marche, poi era tornato bello bello, no, su in Germania. Doveva andare in Turchia in realtà, cioè, la sua missione era partire da lì e andare in Turchia. Non è arrivato in Turchia, si è fermato sulle Marche, ha fatto una ventina di giri, ha irrorato e poi è tornato su in Germania e poi 4 ore dopo il disastro. Ora, capite voi che un po' il dubbio viene, un po' il dubbio viene, no? Ghiaccio, neve. Queste sono le teorie. Possono servire per o modificare il clima o far ammalare anche la popolazione, perché poi le industrie farmaceutiche ci vanno a nozze. Se noi respiriamo, ecco, per esempio, l'alluminio fa venire l'Alzheimer a lungo andare, e il bario fa venire la SLA, eccetera, eccetera. Oppure fermare l'esplosione demografica mondiale. Siamo in troppi, l'hanno detto, siamo in troppi. Che poi non è vero che siamo in troppi, ci sarebbe spazio per tutti se organizzassero meglio gli spazi. Produrre riscaldamento globale, anche qui, e poi ci fanno comprare l'auto elettrica, no? Siete tutta colpa dell'uomo, eccetera, eccetera. La guerra meteorologica, tra l'altro esiste anche la guerra meteorologica ed è accertato, è da diverso tempo che sfruttano queste tecniche proprio per far guerra. Che chissà che il fatto delle Marche non sia un atto di guerra sotterranea. Gli Stati Uniti sono il primo paese ad aver utilizzato questo tipo di armi nella guerra del Vietnam. Informatevi. Sapere è potere, come diceva Dante Alighieri. La California è troppo calda, bombarda le nuvole e rovina il clima in Europa, per esempio. Chi ci va di mezzo? Sempre noi. Andiamo avanti. Ecco. La problematica purtroppo, l'olio duro d'argento, questa sostanza che loro dichiarano apertamente di avere buttato proprio apertamente sulle nostre teste, è nociva, è velenosa, noi la respiriamo e poi ci ammaliamo. E loro lo dicono così tranquillamente, ma no, è tutto normale, noi lo facciamo dal 1903. Vabbè, andiamo avanti. Questo è Giorgio Patera, è un biologo. Io sono suo amico, ci parliamo ogni tanto e lui conferma tutto questo in pratica. Vedete, queste sono le sostanze: argento, alluminio, bario, titanio, silicio. Poi ho citato anche il cadmio, eccetera, eccetera. E noi li respiriamo. L'olio duro d'argento, questa è presa da Wikipedia, c'è proprio la pagina dell'olio duro d'argento e c'è proprio il simbolo del pesciolino che muore, tristemente, no? Perché è un qualcosa di veramente dannoso. Questo all'interno di un Boeing 747 con queste cisterne pronte a spruzzare. Se andate su questo QR code trovate il nostro canale YouTube con tanti bei video. Noi ci interessiamo non soltanto di complotti, cospirazioni, anzi questo è un argomento un po' diciamo marginale, perché in realtà noi ci occupiamo appunto anche di ufologia, di indagini sul paranormale. Perché vogliamo comprendere il più possibile la realtà che ci circonda. Noi siamo curiosi, curiosi di natura, e quindi facciamo questo per comprendere. Adesso io cerco di connettermi con l'ospite della serata, che sarebbe Rosario Marcianò. Due cose. Tra 2 minuti? Tra 2 minuti? Tra 2 minuti ci connettiamo. Ok. Intanto chiedo se ci sono domande così proprio al volo, o è tutto chiaro? Forse se avete delle domande, io ovviamente sono altamente scettico di tutto ciò che ha detto Giorgio Pastore. Scettico non vuol dire. Mi ha insegnato uno dei miei docenti, diceva, la critica serve per crescere. Quindi se io sono critico vado ad analizzare che cosa ha detto. Vorrei che lo foste anche voi. Criticare non significa denigrare, che è un'altra cosa. Quindi se avete qualche dubbio, ditelo adesso mai più. No, ditelo adesso se è possibile, perché c'è la possibilità di discuterne in un modo molto amicale. Visto che stiamo aspettando Rosario Marcianò, alzate la mano. Attenzione. Chi è che vuole alzare? Due domande che riusciamo Mi devo a farle in connettere? 2 minuti. Dicevo, per chi non pensa che la massoneria non abbia il potere di cui si parla, basterebbe guardare visivamente il biglietto da $1 Ah, americano, che è strapieno di simboli massoni e non è mai cambiato. Fateci caso. Questa è una delle Infatti indicazioni. ricorre spesso il numero 13 all'interno del dollaro.
Non so se lo sapete, ma se contate le foglie della pianta o le parole stesse che formano le frasi, contatele perché è sempre 13. 13, 13, 13. Eh beh, sì, sì, l'angolo, il triangolo con l'occhio sicuramente è quello. Ok, intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Ah, c'è una domanda? Perfetto, arriva l'altra domanda o altra affermazione? Ah. Questa è una cosa intelligente. O domande o affermazioni? Perché 13, scusi, non so la situazione. Ok. Un secondo. Allora, il 13, a parte il simbolismo, la numerologia che ci può essere dietro, però è un numero per loro simbolico perché il 13... cioè le 13 colonie inizialmente nel 1776 ottennero l'indipendenza in America, quindi quello che si pensa è che sia quello il riferimento chiave, quindi 13, 13, 13 perché 13 colonie nel 1776 si resero indipendenti dalla Gran Bretagna e quindi nacque proprio lì l'America, no? Gli Stati Uniti d'America nacquero da queste 13 colonie. Poi se ci sono altri significati esoterici, quello è tutto da capire, perché c'è tutto un discorso anche numerologico dietro, comunque sia, niente casuale, specialmente se si parla di massoneria. E che i massoni esistano appunto e usino questi simboli, questo è risaputo. Allora, ci colleghiamo? Sì? Altre domande? Qualcuno ha altre domande da porre? Alzate la mano. La mano, il braccio. Possibilmente non simbolizzando altre indicazioni. Ale, hai qualche domanda? No, era buona la pasta. Qualcuno c'è qualche domanda? Nessuno c'è domanda da porre? Cristina? Qualche domanda da porre? Sì, vai. Ragazzi, io non c'ho la domanda che potrei porre io è... Giorgio, che fai? Pronto? Sento molto un po'. Sì. C'è molto rimbombo, perché un po' se riuscite a risolvere, perché ho molto eco sull'audio. Forse... Ci sentiamo? Proviamo così, vediamo. Proviamo un po'. Tu mi vedi? Sì, okay. Eventualmente mentre parlo dovresti togliere il microfono, perché ho molto eco e faccio difficoltà a parlare. Ora vediamo. Comunque lui è Rosario Marcenò, qui c'è un pubblico che ti sta già guardando. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Giorgio per avermi invitato. Ho sbagliato. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Grazie a Dario, ovviamente. Ti sentiamo e ti vediamo, Rosario. E sei in un pubblico di circa una quarantina, cinquantina di persone. Circa. Sì, ora ti faccio vedere, qua c'è la webcam. Ecco, noi siamo qui, qua c'è della gente qua che ti salutano. Buonasera a tutti. Allora, com'è? E poi c'è gente anche di là. Si sta bene, c'è gente. Affresco, C'è gente un po' dappertutto, ecco. Ok. Questi qua saranno i tuoi occhi oggi. Ma allora, se ce la fai a parlare così, sarebbe l'ideale, perché almeno loro ti sentono. Perché se tolgo la cassa, poi loro non ti sentono più. No, stai. Cerco di farmi vedere. Mettiamo così, per il momento. Ok. Ci sei tu? Quando vuoi puoi iniziare. Ah, niente. Allora, cominciate a introdurmi voi, così almeno ho facilità. Sì, sì, no. Beh, io ho già parlato, ho fatto un'introduzione, Rosario. Ho parlato a questo pubblico e ho già accennato il discorso delle sci chimiche e altri complotti. Quindi siamo già oltre. E tutti sono qui curiosi di sapere il tuo punto di vista sulle sci chimiche. Tu ci credi? Scherzo, ovviamente. Ovviamente si può credere in Dio, si può credere alla Madonna, ma chiaramente se noi vediamo i cieli devastati come quelli che ci sono oggi, non è possibile non credere a una evidenza palese. Giustamente hai spento il microfono, va benissimo, così adesso non sento la mia voce in eco e quindi comincio a interromperla. Se poi avrai bisogno di interrompermi, fallo quando vuoi.
Allora, dunque, intanto dobbiamo spiegare, io mi hanno già presentato, quindi evito di ripetere. Che cosa sono le scie chimiche e che cosa non sono? Intanto non sono scie di condensazione, perché quelle che vediamo noi in gran parte sono rilasciate a bassa quota e quindi in condizioni atmosferiche di temperatura, pressione e appunto altitudine. Non idonee alla formazione di qualsiasi tipo di scia di condensazione, quindi di vapore acqueo o cristalli di ghiaccio. Oh, aspetta, prendo la telecamera così non mi gira la testa. Ecco, così. No, se no sembra che ho bevuto. Va bene. Quindi dicevo, che cosa non sono? Non sono scie di condensazione. Perché? Allora, come dice la NASA, le cosiddette scie di condensazione, che poi spieghiamo brevemente che cosa sono, si dovrebbero formare a temperature superiori e inferiori ai 40 gradi centigradi sotto lo zero, a altezze superiori agli 8 km. Scusate, sono un po' stanco perché ho fatto un'intervista che ho finito proprio poco fa. E a una umidità superiore o uguale al 70%, umidità relativa. Ovviamente questi fattori a 2000 metri di quota non ci possono essere. Qualcuno dirà, ma gli aerei non volano a 2000 metri di quota, ma volano a 8000, a 10000, a 12000 metri di quota. Questo è giusto fino a un certo punto, perché ufficialmente gli aerei di linea devono volare ad alta quota. Però per motivi strategici, dovuti proprio alle attività di geoingegneria clandestina, devono volare la maggior parte delle volte a quota cumulo, e cioè a quote non superiori ai 2000 metri. Chiaro, se si parla di una montagna, non è che si va a sbattere contro la montagna, si solleverà l'aereo di quota, però chiaramente nell'ambito delle operazioni che vengono così definite igroscopiche, cioè inseminazione igroscopica delle nubi basse, bisogna lavorare a livello alla quota delle nubi basse, e cioè bisogna impedire la formazione dei cumuli da bel tempo. Tant'è vero che se ci sono giornate di bel tempo, cosiddetta alta pressione, nuvole già al mattino presto non ne vediamo più, che sono sostituite da una nebbiolina argentea che all'alba si nota molto bene e che diventa biancastra, dando una luce strana, molto bianca, tipo cemento al cielo. Proprio perché questa nebbiolina non è altro che la conclamazione del particolato elettroconduttivo e igroscopico, cioè che asciuga l'umidità atmosferica, che è stato irrorato durante la notte. Infatti, le operazioni dell'aerosol clandestino, come amo chiamarle io, sono concentrate la maggior parte delle volte durante le ore notturne, proprio perché una maggiore consapevolezza dovuta all'informazione fatta svolta in questi anni parte della popolazione ha determinato la necessità di occultare le operazioni e per cui spesso e volentieri è difficile durante il giorno notare scie chimiche di tipo persistente svolazzare nei nostri cieli, così come poteva accadere tra il 2007 e il 2009. Ora, almeno per quanto riguarda l'Italia, ovviamente negli Stati Uniti e in Canada sono iniziate anche prima, negli anni 90. Ora, giustamente però delle volte gli aerei sorvolano nelle ore notturne, col beneficio del buio, ovviamente. E durante il giorno, spesso e volentieri, notiamo degli aerei che sorvolano rilasciando delle scie di tipo non persistente o evanescenti, che da alcuni vengono spacciate anche per coloro che dovrebbero fare controinformazione per scie di condensazione, ma non lo sono, proprio perché sono aerei che sorvolano a circa 2000 metri di quota. Faccio i conti della serva, velocemente. A 2000 metri di quota, in situazioni sia di autunno sia di inverno, e tanto più estive, le temperature sono spesso superiori allo zero termico. Quindi, in condizioni di temperature non idonee, ricordo che ci vorrebbero 40 gradi sotto zero per la formazione di cristalli di ghiaccio o goccioline di vapore,
queste scie ovviamente tutto sono tranne che scie di condensazione. E come dice il generale Fabio Mini, sono scie chimiche rilasciate a bella posta da aerei in gran parte civili per il volo, per il trasporto di passeggeri e merci. Questo perché dal 2008 in poi le operazioni sono state diciamo concentrate a vantaggio delle compagnie civili che percepiscono dei finanziamenti occulti e che spesso hanno degli aerei che volano senza passeggeri o che in altre occasioni affittano i propri aerei ai piloti e ai militari per poter operare la dispersione di sostanze chimiche. In gran parte le troviamo poi nell'acqua piovana, nel terreno, negli alimenti che sono sottoposti ad analisi e che sono appunto alluminio, bario, manganese, torio, stronzio, litio e ultimamente dal 2017 additivati ai carburanti anche il grafene. Grafene che, come sapete, è stato aggiunto anche ai sieri salvifici e che stanno creando una serie di malori improvvisi e di morti improvvise nella popolazione che si è fidata e si è fatta inoculare questi liquami spacciati per vaccini. Ora, che cosa sono le scie di condensazione? Semplicemente, se noi abbiamo una fonte di aria calda, molto calda, e questa fonte di aria calda si incontra con aria molto fredda, si ha l'effetto fisico della condensazione, cioè l'aria condensa, sublima e si trasforma in gocciolino d'acqua o in cristallo di ghiaccio. Ovviamente questo viene spiegato per giustificare le scie chimiche, e cioè ci viene raccontato che gli aerei rilasciano scie di condensazione perché i motori sono molto caldi e a contatto con l'aria molto fredda ad alta quota sviluppano scie di condensazione. Come ho detto, il primo ostacolo è l'altitudine, cioè se noi percepiamo il rumore dell'aereo che passa, addirittura ne odiamo il rumore ancora prima che si trovi sulla nostra verticale, e quindi facciamo un rapido calcolo basato sulle formule dovute per la verifica della distanza, che cosa facciamo? Ritroviamo dei risultati che ci portano a definire la quota di questo aereo che vola, guarda caso, a circa 1800 metri. E quindi a questa quota, come abbiamo detto, a questa altitudine, non è possibile che si formino scie di condensazione. In altro luogo, semplicemente, i motori di ultima generazione, che sono in produzione da almeno 30 anni, che vengono definiti motori high bypass, e che quindi hanno l'85% dell'aria fredda che supera la gondola motore e che non entra nella camera di combustione a bruciare, è fredda. Praticamente si miscela con un 15% di aria che entra nella camera di combustione, quindi nella turbina del turboreattore, e miscelandosi si raffredda. Quindi questi motori, definiti appunto jet high bypass, sono definiti motori freddi. Per questo motivo, giacché l'aria che esce da un motore jet fan di ultima generazione, che ha almeno però 30 anni di vita, come dicevo, esce, fuoriesce e va a contatto con altra aria fredda, non può formare scie di condensazione né evanescente né persistente. Per quanto riguarda le scie chimiche cosiddette di tipo persistente, anche queste sono un non senso della fisica, perché dovrebbe esistere la sovrasaturazione sull'umidità atmosferica, cioè dovremmo avere valori di umidità che partendo dal 60-70% arriverebbero a valori del 350-400% in continuo aumento per poter avere l'espansione e la lunghezza anche di 300-400 km di una scia chimica che non è certo una scia di condensazione. Poi c'è un altro fattore da considerare, e che è quello, come ho detto, della lunghezza di queste scie, che evidentemente, non essendo scie di condensazione, possono superare anche i 400 km di lunghezza e che vengono comunemente osservate sulle mappe satellitari. Detto questo, considerato il fatto che non si tratta di
aerei che rilasciano cieli di condensazione, dobbiamo rispondere alla domanda: perché lo fanno? Lo fanno perché oggi, come oggi, le tecnologie per le comunicazioni radar satellite, sia in ambito civile sia in ambito strategico militare, richiedono un'atmosfera priva di umidità e molto elettroconduttiva che vada a simulare le caratteristiche dell'ionosfera che comunemente, come sapete, è stata usata fin dai tempi di Guglielmo Marconi o di Tesla per trasmettere i segnali oltre la curvatura terrestre. Quindi, questo cosa significa? Che se l'atmosfera è molto umida, è carica di acqua ed è in presenza di nubi, succede che le frequenze nel range del microonde, quindi in banda KA, hanno un problema, hanno lo scattering, cioè hanno il disturbo. Che cos'è questo disturbo? Vi faccio un esempio pratico. Tante volte se piove, è molto, molto forte, ci sono nubi molto alte, molto spesse, succede che la TV satellitare non si vede più. E il televisore vi dice verificare il collegamento dell'antenna, cioè non c'è più segnale. Perché non c'è segnale? Perché essendoci acqua nelle nubi, i segnali che arrivano dal satellite e devono tornare indietro verso le stazioni a terra e che poi vengono rimandati alle vostre antenne, non arriva più, viene disturbato e ovviamente questo problema loro lo risolvono eliminando la formazione delle nubi, che come ho detto già al mattino presto non si trovano più, non sono presenti, sono state dissolte dalla nebbia chimica e quindi senza presenza evidente di scie chimiche. Basta vedere la nebbia chimica, questa nebbia assorbe le nubi che vengono in tempo reale distrutte nell'ambito di pochi minuti se ce n'è ancora qualcuno presente. Ora, è chiaro che questi sistemi che sono determinati da esigenze strategiche hanno un buon risultato se queste sostanze vengono irrorate 24 ore su 24 perché questi composti chimici hanno la tendenza a ricadere al suolo nell'ambito di 24-36 ore ed è per questo che i nostri cieli sono sempre rigati, offuscati con nebbie che oscurano l'orizzonte e limitano la visibilità con aumento artificiale delle temperature perché queste sostanze vengono continuamente irrorate. Come vengono irrorate? Con due sistemi. Primo, usando i carburanti forniti dalla NATO che direttamente distribuisce il proprio carburante, basta vedersi anche la mappa ufficiale della NATO che fa vedere quali sono gli aeroporti che sono riforniti col carburante della NATO, che noi abbiamo fatto analizzare e che anche la dottoressa Ulrike Lohmann, studiosa delle nubi svizzera, ha studiato nel 2017 insieme ad aver sottoposto un jet con carburante NATO e ha evidenziato, come avevamo evidenziato anche noi nel 2018, analizzando i carburanti che c'erano stati forniti dall'amico ex aeroportuale Enrico Giannini, ha evidenziato la presenza di questi metalli killer tossici, neurotossici, elettroconduttivi e igroscopici, che sono almeno 16, compreso un materiale che non è un metallo, che è il carbonato di calcio, che è anch'esso palesemente igroscopico, cioè che asciuga l'umidità atmosferica, e che noi possiamo osservare benissimo perché durante le precipitazioni piovose notiamo della schiuma al suolo che viene anche scaricata direttamente dai tubi che arrivano dai tetti, quindi non è acqua inquinata al suolo, ma è acqua che arriva direttamente schiumosa dal cielo, dalle nubi. E perché questa schiuma è presente nell'acqua piovana? Perché il carbonato di calcio, che è presente nei carburanti avio, entrando a contatto con l'acqua, forma queste schiume. Quindi è una prova in più rispetto alle analisi che sono state condotte e che hanno dimostrato la presenza di carbonato di calcio nei carburanti per aviazione civile e militare. Perché dico aviazione civile e militare? Perché la NATO alcuni anni fa ha deciso che i carburanti per l'aviazione dovevano essere unificati, per cui non c'è più la distinzione tra JP8, che è il carburante militare, e Jet A1, sono carburanti identici, cioè il JP8, notoriamente estremamente tossico,
per la salute umana, che è il campante militare, è stato uniformato e distribuito attraverso le pipeline, gli oleodotti della NATO, a tutti gli aeroporti civili del mondo, tranne rarissimi casi, e praticamente il Jetta 1, che ufficialmente si chiama ancora così, in realtà è il JP8 militare, che contiene questi metalli. Quindi, come abbiamo detto, questo è uno dei metodi, cioè bruciare direttamente carburante. Quindi, anche se non vediamo scie, l'aereo sta comunque operando geoingegneria terrestre. L'altro metodo è usare degli irroratori idonei, che sono dei dispositivi posti sui profili alari oppure sulla linea di uscita dei jet fan, in modo tale da simulare la presenza di una cella di condensazione. In genere sono tre dispositivi per il motore, che possiamo ben notare con un binocolo ad alto ingrandimento o con una telecamera ad alto ingrandimento. Cioè, ogni motore non produce una scia, ma ne produce tre, e non sono, come ho detto, scie di condensazione, perché sono simulacri di scie di condensazione. Vengono simulate le scie di condensazione con questi tre irroratori che distintamente diffondono in atmosfera particolato di metalli diffuso attraverso particolari serbatoi che sono disposti solitamente nella stiva posteriore degli aerei di linea, che notoriamente non viene più caricata con il bagaglio dei passeggeri, perché altrimenti l'aereo è già carico con questi serbatoi di acqua ghiacciata, che viene poi diffusa insieme a questi metalli. Ci sarebbe uno sbilanciamento del velivolo che potrebbe toccare la coda, come è successo anche pochi mesi fa con un velivolo che arrivava, che doveva tornare in Brasile e che probabilmente era sbilanciato a causa dell'eccessivo quantitativo di acqua ghiacciata che viene usata per diffondere in atmosfera attraverso questi irroratori queste sostanze chimiche. Ovviamente l'accordo che è stato preso tra le compagnie civili e i militari è stato preso sul consiglio di Edward Teller, il padre della bomba H, che nel 2007 ad Erice, ad un convegno sui cosiddetti sfacciati cambiamenti climatici, propose di affidare alle compagnie civili le operazioni di diffusione di questi composti chimici, particelle di vetro e metalli, come ho detto, con la giustificazione che servirebbe per contrastare l'inesistente riscaldamento climatico. E quindi questi accordi che sono stati presi permettono adesso di avere queste attività diuturne senza interruzione, quando invece prima del 2007-2008 queste attività venivano svolte solo dai militari per quanto riguarda l'Italia, nel fine settimana tra il sabato e la domenica, mentre gli altri giorni ci lasciavano in santa pace. Questa, diciamo, in sintesi, la questione, per spiegarla in maniera veloce. Poi, adesso magari prenderei un po' fiato e chiedo a Giorgio se per caso volesse interagire con qualche domanda, per notare che io possa andare avanti. Io ho una domanda da farti, Rosario, mi senti? Sì. Visto che queste sostanze comunque noi siamo costretti a respirarcele, c'è qualche modo per, cioè io lo so, ma lo chiedo anche a te per vedere se ci sono altre possibilità, cosa che non so, se si riesce in qualche modo a smaltirle o comunque sia a prevenire anche l'assunzione di questi veleni? Ma è come voler svuotare una falla in una nave con un cucchiaino, cioè non si riesce, perché come ho detto questo inquinamento arriva dall'acqua piovana, che poi finisce nelle falde, e quindi dall'acqua potabile cosiddetta, dall'acqua minerale che è in bottiglia, che è ancora più inquinata dell'acqua potabile. Quindi la presenza di questi metalli e di grafene e di magnetite nell'acqua potabile logicamente non è un toccasana per la nostra salute, e viene chiaramente in grandi quantitativi nel nostro organismo. È difficile eliminarli in 4-4-8 magari con, come aveva consigliato il dottor Marcellini, con la NAC, che sarebbe l'N-acetilcisteina, oppure con l'enterocele, la vitamina C, la melatonina, la vitamina D e quant'altro. Cioè, ovviamente sono palliativi che, con i quali si tenta di ripulire il sangue in qualche maniera, ma il tentativo, diciamo,
e impari, perché questo inquinamento attraverso il cibo, l'aria si inala anche il neurotossico, tossico anche per il polmone grafeno, dall'acqua potabile cosiddetta. Chiaramente un avvelenamento continuo che arriva nel nostro organismo e che difficilmente può essere eliminato. Poi, ovviamente, io non sono un medico, ci sono medici che consigliano varie strategie, varie metodologie di disintossicazione, però la vera disintossicazione esisterebbe solamente con un'operazione che serve a ripulire completamente il nostro sangue. E sono operazioni molto rischiose e anche costose, che praticamente permettono al nostro sangue di uscire completamente dal nostro corpo, di essere filtrate attraverso una macchina speciale e poi reimmesse nel nostro corpo. Ovviamente sono tecniche, come ho detto, che si possono permettere solo i ricchi, quindi no, non si può neanche prenderle in considerazione. Ovviamente composti naturali come l'NAC-cisteina, o il brevetto russo acquisito dagli italiani Enterogel sono molto utili in questo senso, come è anche utile la melatonina, il resveratrolo ed altre sostanze che servono. Il resveratrolo, per esempio, è una sostanza che è ben contenuta nei cavolfiori, ma non in grosse quantità, quindi viene concentrato, è un contenuto anche dell'uva rossa. Quindi sono prodotti naturali che potrebbero essere assunti a livello di integrazione, ma ripeto, intanto devono essere seguiti da un medico, se esistono ancora dei medici che funzionano con questo nome, e poi comunque non sono risolutivi al 100%. Ok, allora io chiederei se c'è qualcuno del pubblico che vuole porre una domanda a Rosario, così viene Lucia con il microfono eventualmente. Sì, lo fa Lucia, Come tranquillo. vuoi Sì, tu. da distanza non sento, magari fai avvicinare la persona. Sì, no, se mai ti ripeto io poi la domanda eventualmente. Ora vediamo. Rosario, non ti faccio la domanda, ma c'è una persona che vuole C'è una fare una persona domanda? che vuole fare una domanda. Questi veleni li respirano anche loro, gli artefici di qui. Allora loro non hanno antidoto, cioè loro cos'è, sono immuni? Non è che possono non respirare l'aria che respiriamo noi. Quindi Hai questo capito, qui. Rosario? Ah. Sì, questa è una domanda che mi fanno in tanti da secoli. Intanto la mia risposta è sempre la stessa. Allora, i politici non hanno materia grigia nella scatola cranica, quindi questo è uno. I militari, e sono gli ultimi, ci sono stati militari negli anni 40-50 che venivano messi su ordine dei superiori di fronte alle esplosioni degli ordigni nucleari in prova in atmosfera per vedere l'effetto che faceva. Questi ubbidivano e poi subivano le conseguenze delle radiazioni e morivano. Quindi i militari eseguono gli ordini. A livello civile, negli aeroporti, dal pilota fino al più basso manovale, tutti sanno quello che sta succedendo, ma nessuno parla di perdere il lavoro. I politici pensano solo alla propria piscina e al proprio guardaroba. Non faccio nomi, però comunque sappiamo com'è che funziona. E quindi è chiaro che poi gli ordini che arrivano dall'alto arrivano anche da entità che non è assolutamente sicuro che siano Così. esattamente quelle che possiamo immaginare noi. D'altronde ne abbiamo discusso ampiamente nelle nostre pubblicazioni più recenti, come Ufologia Genetica, nel primo volume e nel secondo volume, dove vengono affrontati alcuni argomenti partendo addirittura dalla Bibbia, dai sacri testi, e quindi da lì si può anche capire che evidentemente qui abbiamo a che fare con qualcosa di umano e di umano, questo è lo che io. Quindi non sono spiegazioni che possiamo dare semplicemente ah, ma si ampliano anche loro. Comunque tenete conto, come ho detto nella risposta alla domanda precedente, che chissà può anche ripulire il proprio organismo con delle specifiche attrezzature mediche, cosa che non possiamo fare noi come mortali, che paghiamo, se siamo fortunati, lo stipendio e a malapena arriviamo a metà mese. Ok, altre domande? Grazie Rosario.
Io sono arrivato a metà, però se voi state creando mai gli alieni, voi. Cosa che hai detto? Non ho capito. Ah, c'è un ragazzo nel pubblico che vuole sapere se gli alieni ci attaccheranno mai. Se saranno mai aggressivi. Se saranno mai aggressivi con noi. Vai, lasciateci pensare. Ma cos'è? Questa è una domanda che esula dall'argomento, però non è, se voglio rispondere, se volessi rispondere correttamente, dovrei dire che gli alieni sono già qua da milioni di anni. E quindi se sono tra noi non ci possono invadere, ci hanno già invaso. Io prima ho fatto riferimento al fatto che i governanti potrebbero anche essere alieni. Tu cosa ne pensi? Beh, nelle alte sfere è possibilissimo. Ricordiamoci la storia degli Anunnaki di Zaccaria Sitchin. Ricordiamoci la storia del diluvio universale che è presente in tutti i libri sacri. Il diluvio universale aveva lo scopo di diminuire, di distruggere la popolazione presente, perché ai creatori non era più piaciuto il come si era sviluppato, come era avanti l'umanità. Quindi siamo di fronte ad una replica di quelle azioni che sono state già eseguite nei millenni passati, nulla di nuovo sul fronte. Ok, qualcun altro? No? Io prima ho fatto riferimento al fatto che esistono comunque le... Ah, c'è una domanda? Ok, poi non ne parliamo. Un attimo. La domanda alla sponda. Non la vedo. Ok, ok. Buonasera, due domande brevi. La prima è chi è che potrebbe finanziare, cioè chi è che sborsa materialmente per imporre questi composti chimici? E la seconda domanda è se noi nel nostro piccolo possiamo protestare, manifestare, se... anche se sappiamo che non serve a niente, ma se possiamo alzare la voce in qualche modo e cercare... Purtroppo sento solo l'eco, non sento la voce, se mi ripeti le domande... Ripeto molto velocemente, chi è che sborsa, chi è che tira fuori i soldi? Per perché in quella zona lì c'è allora, molto l'eco, non la ripeto io la domanda, Orsario. Allora, sì, mi grazie. Senti, no? Chi paga, chi sborsa soldi per fare tutto questo e... Sì. Nostro e se possiamo, e se, nel nostro piccolo cosa possiamo fare per protestare? Allora, chi paga? Paghiamo noi con le tasse. Gli ordini arrivano dall'ONU, cioè questa è un'operazione organizzata dalle Nazioni Unite. Ok. Nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Risposta. Nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Secondo te? C'è qualcosa. C'è qualcosa che possiamo fare? Opposizione fiscale. In che modo? Opposizione fiscale intendi dire? Intendi dire di non pagare le tasse? Certo, sono le nostre tasse che finanziano queste operazioni, il signoraggio bancario per esempio, anche. Di cui prima abbiamo parlato. Ok. E la domanda... Chiunque avesse coraggio di non pagare le tasse... Io e mio fratello abbiamo il coraggio di farlo e di farlo. Bisogna avere paura delle istituzioni, bisogna combattere con i fatti. Se si continua a subire, non si risolve niente. Purtroppo quando si è in pochi non si risolve granché. Però certamente qualcuno deve cominciare. Ricordo che Gandhi riuscì a mandare via i britannici dall'India proprio con questo metodo, col sistema dell'opposizione, per dire no. Secondo me questa cosa funzionerebbe se ci fosse più informazione, perché molti comunque non sanno neanche per cosa dovrebbero protestare, quindi magari facendo ulteriori conferenze di questo tipo... Vedi, allora, la questione è proprio questa. Le proteste, quindi le manifestazioni di piazza, tutto quello che vuoi, sono praticamente inutili se non controproducenti. Perché se una manifestazione di piazza è pericolosa dal punto di vista mediatico, viene infiltrata. Se non è pericolosa, viene comunque screditata. Quindi l'unico modo per manifestare la propria opposizione al sistema è non foraggiare il sistema. Se per esempio ti arriva una multa Covid, cosa fai? La paghi? Io non l'ho pagata, mio fratello nemmeno. C'è l'Agenzia delle Entrate che ci sta facendo questione,
e noi non paghiamo lo stesso. Abbiamo fatto opposizione, il prefetto ci ha dato torto, non paghiamo lo stesso. Un altro a posto nostro avrebbe pagato. Quindi è così che si fa, è così che si deve fare. Cioè l'opposizione, se per esempio durante l'era del Covid le persone si fossero, avessero disertato il lavoro anche solo per 2 o 3 giorni, sarebbe andato tutto a bagno. Il loro piano di lockdown e di falsa pandemia sarebbe fallito. Invece sono andati avanti perché tutti hanno obbedito. Bene. Ok. Altre domande? Altre domande? Qualcuno vuole porre le domande? A Rosario Marcenò. Molti però, Rosario, io ti conosco grazie anche all'amico Dario, vorrebbero sapere, non so se hai ben specificato all'inizio, chi è Rosario Marcenò? Perché l'abbiamo invitato, Dario? La domanda è chi è Rosario Marcenò? Molti se lo chiedono, io so già chi è, quindi... Potremmo riassumere in 2 parole la tua bella esperienza, ecco. Così. Allora, secondo i media sono un cazzaro. Ok, poi i media, lasciamo perdere i media. Secondo i media di regime sono un cazzaro, un complottista psicopatico. Secondo le istituzioni, in base a come stanno agendo, ho raccolto circa 12 processi a carico, tutti completamente falsi, ho una condanna a 12 mesi da scontare e secondo le istituzioni sono una persona scomoda da far fuori e quindi ci stanno provando da anni, hanno provato col discredito, con la diffamazione, con lo stalking, con agenti di sistema che sono pagati per starmi con il fiato sul collo 24 ore su 24 da 15 anni a questa parte e non mollano perché sono protetti dalla magistratura, con gli stessi magistrati che inventano ogni giorno un procedimento nuovo per cercare di far fuori sia me che mio fratello. Quindi secondo le istituzioni ufficialmente io sono un cazzaro, ma nelle aule di giustizia io sono un rompicoglioni che deve smetterla di fare disinformazione. E poi sei anche uno scrittore, puoi dirci magari brevemente cosa hai scritto? Beh, a 4 mani abbiamo scritto diversi libri, abbiamo scritto diverse pubblicazioni, almeno 3, in realtà 4, sull'argomento della geoingegneria clandestina, H, scie chimiche, o chemtrails. Comunque scie chimiche è un termine mutuato dal lemma inglese militare chemical trace, quindi nulla di complottista e cretino. E poi abbiamo scritto diversi manuali, diciamo, di sopravvivenza e abbiamo scritto anche 2 volumi, uno di 300, l'altro di 600 pagine, che si occupano di affrontare il tema dell'ufologia in maniera completamente diversa da quella tipica dell'ufologia che è diventata, diciamo così, un po' New Age, un po' troppo. E infatti il libro, i 2 volumi si intitolano Ufologia eretica volume 1 e volume 2. Poi creo pezzi musicali per documentari o spot pubblicitari, quindi diciamo che mi diletto con la musica elettronica. Sono un informatico, ma sono nato come grafico pubblicitario e aerografista negli anni 80 e 90. Ovviamente ho un inutile diploma di geometra che non ho potuto usare perché non mi è mai piaciuto questo tipo di mestiere, tantomeno avere a che fare con la burocrazia e con gli uffici del catasto. Diciamo che mi diletto in varie passioni e mestieri, tra gli altri ho sempre avuto la passione per l'aviazione e quindi non a caso mi sono imbattuto in questa tematica senza avere, diciamo così, un'ignoranza sul tema di base e potendo capire fin da subito che quelle che vidi quel giorno nel 2007, quel sabato pomeriggio, non erano comuni cieli di condensazione, ma era qualcos'altro. Questo è quanto. E poi da tanti anni sei anche il curatore del blog Tanker Enemy, che forse è una delle cose più importanti da dire per chi lo conosce, sì. Questo blog. Oltre 16 milioni di visite dal 2007 a oggi, con più di 4.000 articoli sul tema, che spaziano ovviamente
dal tema delle chemtrails e vanno anche ad occuparsi di temi che apparentemente non hanno a che fare con la geoingegneria clandestina, ma che invece hanno e come a che fare con la politica, i falsi attentati e compagnia cantante. Ecco, Rosario, ora se non ci sono momentaneamente domande, io volevo chiederti una cosa io. Io so che esistono dei farmaci, diciamo così, chiamati chelanti, perché prendono come delle chele, no, quello che abbiamo dentro di velenoso e lo portano fuori, come la clorella, il coriandolo, la zeolite. Allora, ne parlavo prima. Allora, intanto quelli sono prodotti nati come chelanti, ma che purtroppo, già che crescono all'aperto e sotto le intemperie, su analisi che sono state condotte anche all'estero, contengono alluminio e bario. Quindi uno si fa la clorella, si fa la zeolite e si avvelena ulteriormente con bario ed alluminio presenti abbondantemente in questi prodotti pseudonaturali, sui quali molte persone si sono, sulla produzione dei quali molte persone si sono arricchite, che ben si guardano a dire che, per esempio, l'alga clamat, la clorella e la spirulina crescono, diciamo, all'aperto e quindi sono soggette alle inondazioni. Per esempio, l'alga clamat cresce in un lago che è completamente inquinato proprio non solo dagli scarichi che confluiscono in questo lago statunitense, ma anche dalle eccezionali irrorazioni che coprono la zona. Tant'è vero che poi l'analisi che aveva condotto uno studio statunitense aveva rilevato la presenza in grandi quantità di questo alluminio, di questo prodotto di alluminio e bario in primis. Ovviamente io parlavo delle sostanze chelanti, quelle buone, quelle giuste, che sono per esempio, come dicevo all'inizio, l'N-acetilciclina, comunemente nota come NAC, ecco, e l'enterosgel, che è un prodotto che è stato usato dall'ex Unione Sovietica per eliminare le sostanze radioattive dall'organismo delle persone contaminate dalla radiazione di Chernobyl. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Qualcuno magari curioso di sapere qualche altra cosa? Non vedo mani alzate. Vuoi magari concludere, magari fare una chiosa, Rosario? Così poi ti facciamo andare che sarei stanco visto che hai fatto anche un'altra intervista prima. Ma niente, io ho poco da aggiungere rispetto a quello che ho detto già. Chiaramente l'approccio che devi avere nei confronti di temi di questo genere è quello di approfondire, di studiare, di documentarsi. Giustamente tu hai citato il blog tankeren.com e quindi prima di credere ciecamente a quello che si sente dire, sia da una fonte sia da un'altra, conviene informarsi e dopo si fa una valutazione personale. D'altronde, chi di noi ha superato i 50 anni sicuramente ha una memoria storica e può ricordarsi benissimo che i cieli di oggi non sono quelli di una volta. E d'altronde abbiamo visto durante il lockdown del 2020 che nella settimana in cui il traffico civile è stato interdetto sono tornate le precipitazioni normali, sono tornate le belle temperature di stagione e sono tornati i cumuli da bel tempo, cosa che adesso non sappiamo neanche più come siano fatti. Quindi è semplice, basta fare 2 più 2 uguale 4 e il risultato è quello lì. La verità è di fronte a noi. Ti faccio un'ultima domanda un po' così, un po' difficile magari. E gli ultimi avvenimenti di oggi, ieri, in Emilia-Romagna, secondo te c'entrano qualcosa con le scie chimiche oppure sono naturali? L'alluvione che è avvenuta? Mio fratello aveva previsto l'alluvione con alcuni giorni di anticipo, anche se non c'erano i prodromi da un punto di vista atmosferico, semplicemente perché la Meloni aveva detto no all'uso di armi in profondità, armi europee, statunitensi della NATO, da lanciare in profondità nel territorio russo.
Adesso la Meloni ha detto, ha cambiato idea. Quindi le operazioni di aerosol clandestine sono cosiddette check-in, che sono una cosa, ma nella guerra climatica esiste anche l'inseminazione delle nubi che serve a determinare alluvioni devastanti e che servono anche come arma politica per convincere i politici a seguire un determinato dittato. Non dimentichiamo le precedenti alluvioni nelle Marche e in Emilia Romagna. Il governo Meloni, appena insediatosi, aveva già delle profonde critiche da parte della von der Leyen, mi debbe a cambiare idea appena seguirono i fatti dell'alluvione delle Marche. Quindi, come ho detto, basta mettere insieme i tasselli e capisce benissimo che la guerra climatica è anche una guerra politica. Bene, allora vediamo se ci sono ultime, un'ultima domanda, se no ti salutiamo. Tutto bene. C'è una domanda? C'è una signora che chiede, quelle che sembrano le aurore boreali, c'è un nesso con le scie chimiche? Le aurore boreali si possono vedere solo alle altitudini giuste, per esempio in Alaska o comunque nelle zone del nord, in Norvegia, Svezia. Alle nostre latitudini sono dovute alla diffusione di litio in atmosfera. Quindi quando è successo che le vedessimo qui era perché c'era del litio in atmosfera? Certo, noi l'avevamo già scritto in un articolo su Tankerene diversi anni fa. D'altronde la NASA lo ha ammesso che sta facendo sperimentazioni con il litio e gli effetti del litio sono le aurore boreali artificiali. E naturalmente fa male il litio inalarlo, ovviamente. Il litio viene usato in farmacologia, nella psichiatria, per rendere docili le persone. Quindi fate anche qui un calcolo semplice e perché viene diffuso il litio. Ok. Attimo. Ulteriori domande? Nessuno? Una domanda qui. Sì, una. Io mi ricordo. Prego. Mi ricordo anni fa di aver sentito per radio, ma diversi anni fa, che lo Stato italiano ha consentito a delle sperimentazioni sul proprio territorio. Diversi anni fa. Volevo sapere se anche a lei le risulta, se ricorda qualcosa di simile. Hai sentito? Allora esiste la legge 36/94 che decide sul regime delle precipitazioni artificiali sul territorio italiano in base a un accordo tra lo Stato italiano attraverso la Tecnagro e lo Stato di Israele, che è specializzato nella manipolazione del clima. È una legge nero su bianco. Cioè, attraverso questa legge è possibile legittimare la modifica artificiale del tempo e del clima per indurre o inibire le precipitazioni pelose. Poi esistono diversi altri accordi, tra i quali l'accordo del 2003 stipulato tra il governo Berlusconi e il presidente Bush. Questo accordo si chiama Patto Italia-USA sui cambiamenti climatici, nel quale entra come al solito a gamba tesa il CNR, come era successo già prima dell'alluvione di Firenze nel 1966, anche questa determinata da manipolazione climatica ad opera del CNR, e voci che specificamente parlano di sperimentazioni in situ per simulare situazioni di cambiamento climatico. Quindi è vero, è tutto nero su bianco, nell'accordo che si può trovare ancora, non sul sito italiano, perché è stato rimosso, anche se noi ce l'abbiamo ancora, ma si trova ancora sul sito originale del governo statunitense, ovviamente in inglese. Va bene, poi esiste ancora un altro accordo del 2005, si chiama Cieli Liberi, e che permette ad aerei di altre nazionalità di poter sorvolare il nostro territorio senza particolari spiegazioni e piani di volo. Quindi figuriamoci. Quindi... Okay. Ok, altre domande? Vediamo. Tutto bene. Sembrerebbe di no. No. Rosario, allora niente, ti salutiamo, penso che sia tutto. Io invito anche il pubblico che c'è qui a eventualmente andare nel tuo blog, Tankerene, informarsi, comunque leggere
guardare anche dei video, perché comunque è un argomento che secondo me riguarda tutti, e più c'è informazione meglio è. Quindi, certo, quindi grazie per aver consentito a questo collegamento online, che devo dire anche riuscito grazie a passare. Ecco, facciamo grazie un applauso a magari a Rosario. Grazie. Buona serata Rosario, ciao. Grazie Flavio, ciao.